Buongiorno, oggi è venerdì, mi faccio un caffè, vediamo se mi riprendo un po' stamattina. Già ieri in realtà, ieri sera, stamattina, mi sento un po' peggio con le vertigini. Se mi muovo un po' più velocemente comincia a girare un po' tutto e che palle veramente, scusate, ma non ne posso più di queste vertigini, è più di un mese e ancora non mi sono passate del tutto. Vabbè. Comunque, mi faccio un caffè. Marco è andato a pescare stamattina. Guardate lo stile e la classe di quest'uomo. E qui sorge la fatidica domanda. Pescatore, che tu peschi? E dovrebbe tornare verso le 10 e poi alle 11 va al lavoro. E Francesco è andato a scuola. Ogni mattina è veramente una tragedia farlo andare a scuola, veramente. Ogni mattina ce n'ha una diversa. Stamattina aveva la nausea, l'altro giorno gli tremavano le gambe, e l'altro giorno ancora mal di testa, e l'altro giorno ancora mal di pancia, veramente. È una fatica. Io stamattina gli ho detto, senti, tutte le volte che hai avuto la nausea, questi giorni che dici che ti viene da vomitare, poi alla fine è rimasto a casa e non ha mai vomitato, quindi vai a scuola, tanto non vomiterai, tranquillo, ti passerà se hai la nausea. Cioè, non, veramente, non, io capisco che non ci sia la voglia di andare a scuola. Difficilmente i ragazzi vanno a scuola volentieri, no? Sono casi rari, penso, quelli che vanno volentieri a scuola. Però lui veramente, mamma mia. Non so se quest'anno riuscirà a passare, sinceramente, perché ha anche fatto tante assenze tra le visite che ha avuto, eccetera. E ok, quel periodo era stato un periodo difficile, e lo sappiamo tutti. Però poi anche dopo, con tutte queste scuse, cioè, ok, non posso dire che sono scuse perché lui se la prende poi, perché dice che è sincero. E magari è anche vero che si sveglia e ha la nausea, magari è una condizione fisica che gli si scatena proprio perché non vuole andare a scuola, no? Però non può saltare così tanti giorni di scuola sempre. Perché se stiamo dietro a tutti i malesseri che tutte le mattine ha, perché poi caso strano c'era sempre solo la mattina i problemi, poi durante tutto il giorno sta benissimo. E qualche dubbio poi ti viene, no? È normale. Comunque, vabbè, è andato a scuola, per fortuna. Mamma mia, però veramente è un parto tutte le volte. Io oggi pomeriggio sono al lavoro dal tipo della portinaia. Probabilmente oggi sarà l'ultimo giorno perché lei è stata dimessa dall'ospedale e oggi ancora non si sente di andare. Probabilmente lunedì andrà lei, non lo so, o magari andrà lei con me, non, sinceramente non lo so. È probabile che vada lei da sola se sta bene. Io comunque questo weekend vengono i figli, il figlio e i nipoti, insomma, della signora del secondo piano, e sicuramente un giorno di lavoro per la settimana prossima ce l'ho assicurato. Poi siamo, insomma, ormai gli sgoccioli, ormai siamo a giugno, quindi dovrò anche andare a pulire prima o poi l'appartamento al terzo piano, che è quella signora che aveva ristrutturato. Perché poi a fine giugno verranno qui in vacanza e poi si vedrà. Allora, oddio, scusa,
Devo fare un po' di pulizia qui all'attaccapanni, che ci sono ancora dei piumini e direi che a questo punto non li usiamo più. Uno di Francia, uno mio. E così qui teniamo un po' più libero l'attaccapanni e li vado a riporre nell'armadio. Direi che è anche giunto il momento di togliere lo scotch. Avrei potuto farlo anche ieri in realtà, però per sicurezza ce l'ho lasciato tutta la notte. Ecco fatto, e spero che nel complesso non risultino poi così storti. Stavo morendo di caldo stamattina, infatti mi sono messa in canottiera. Ho questa canottiera del Decathlon che praticamente mi fa da vestito, è lunghissima, cioè non proprio lunghissima, ci devo comunque mettere dei pantaloncini sotto perché sarebbe proprio al limite, però mi fa quasi da vestito, diciamo così. Comunque, niente, stavo passando l'aspirapolvere e Marco sta iniziando a smontare, quindi tra penso una mezz'oretta sarà a casa. Il tempo, giusto il tempo che io possa finire di pulire. Passo aspirapolvere, do una lavata magari solo qui, dove la situazione è più critica, c'è più passaggio. E basta. Mi fanno male gli occhi stamattina. Che palle. Tra l'altro è anche il primo giorno di ciclo oggi e a me, oltre al mal di pancia, viene sempre anche il mal di testa. E il mal di pancia, se non è fortissimo, lo sopporto, è un dolore che riesco a sopportare. Il mal di testa non lo sopporto, quindi devo alla fine sempre prendermi qualcosa. E poi mi sento gli occhi strani, mamma mia. Vabbè, finisco di pulire e poi magari mi prendo qualcosa. Ok, ho finito. Oggi ho dato una passata veloce e aspetto che torni Marco e penso che poi andremo a fare colazione e a farmi la ricarica per il telefono, perché sennò non ho più credito per usare WhatsApp. Il mio meteo dice allerta temporali. C'è un sole che spacca le pietre, come si suol dire. Boh, magari più tardi, chissà. Magari proprio quando devo andare al lavoro. Colazioncina, solita danese con le mandorle, cappuccino di soia, pizzetta già morsa. Abbiamo fatto colazione, ora è sceso un attimo in farmacia, gli ho chiesto se mi riprende quelle pasticche per le vertigini. Alevertan, mi sembra che si chiamino, e per darmi un aiutino oggi con queste vertigini, perché non mi sento granché, insomma, e considerando che devo andare al lavoro, dopo meglio se magari con la pasticchina poi sto un po' meglio. Oggi comunque fa veramente caldo, mi sto tipo liquefando, mamma mia. Allora, prima di andarmi a cambiare, mi metto i vestiti da lavoro, vi volevo far vedere il mio outfit di oggi, di stamattina. Allora, questa gonna di jeans che è super elasticizzata e comodissima, con l'orlo sfrangiato. Questa qui l'avevo presa 3-4 anni fa, non mi ricordo, su Romwe, non so come si pronuncia. È un sito tipo Shein. E questa maglia qua che ha la manica qui super larga, infatti sotto ho dovuto mettere una bralette ovviamente, perché sennò sarei stata nuda, e è troppo carina perché ha il cappuccio dietro. Messa così è troppo carina, però magari fa un po' caldo. Però devo dire che se si cammina sotto il sole magari è utile, così ti protegge da testa, dal chioppo del sole. Comunque questa qui l'avevo presa l'anno scorso da Terranova, troppo carina secondo me, costava veramente pochissimo, non mi ricordo, 7 euro forse. E poi volevo farvi vedere anche questo ciondolo, magari mi sposto un attimo. No, esci di lì, il gatto che si infila subito.
L'ho fatto ieri sera e avevo queste perline, non mi ricordo mai come si chiama questo simbolo, scusate, ma cioè, ha un nome. E comunque niente, l'ho attorcigliato così nel filo e ci ho fatto un ciondolo. E niente, detto ciò, vado a mettermi i vestiti da lavoro e attendo. Ho fatto colazione tardi stamattina e quindi non ho molta fame, però mangerò comunque qualcosa prima di andare via. Ho preso la pasticca per le vertigini, mi sono preso anche un Polase per darmi un po' di energia e ho preso anche un Nurofen per mal di pancia e mal di testa, perché stamattina è un cocktail. Dovrei di nuovo passare l'aspirapolvere praticamente perché... Allora, bella l'erba tagliata giù, però Hope, che è il pelo lungo, fa tipo da Swiffer nel prato, quindi raccoglie tutte le erbette tagliate, tutti i bastoncini e poi li sparge per casa. Quindi praticamente in questi ultimi 3 giorni la casa è sempre piena di erba, di erbacce. Ok, mi sono cambiata, ho anche ripassato l'aspirapolvere perché... Non potevo vedere tutto quel casino per terra e tra l'altro no, qui c'è troppo caldo. Mi metto un pochino sul divano. Tra l'altro stasera alle 18 abbiamo appuntamento con la psicologa e non ve l'avevo detto, ma ha cambiato psicologa Francesco perché con la prima no, non è che si trovasse male, però non si trovava neanche così bene, ecco, diciamo. E siccome penso, insomma, sia fondamentale che lui ci si trovi bene, e abbiamo provato con un'altra, che tra l'altro è qui vicino, molto vicino, cioè rispetto all'altra che c'era un'ora di macchina andare, e anche questo lo svogliava parecchio. Tutte le volte che dovevamo andare si scocciava parecchio perché appunto 2 ore se ne andavano solo di strada. E questa è talmente vicina che se per caso Marco non ci fosse ci si può andare a piedi. E c'è stato sabato scorso Francesco e ci si è trovato benissimo, almeno per ora è veramente super contento di questa qua e le piace tanto il fatto che gli abbia dato dei quiz tipo e ci sono tante domande. E lui deve mettere le crocette in base alle sue sensazioni e ne dovrà fare tanti di questi qui e lui è molto entusiasta di questa cosa, gli piace proprio questa metodologia, diciamo, rispetto all'altra che parlava e basta. Lui tornava, insomma, la maggior parte delle volte scontento perché dicevano, lui esprimeva il suo disagio tipo nel non riuscire magari a invitare un amico, a dire a un amico usciamo insieme, un compagno di classe, e lei gli diceva dai, provaci, fallo. E lui diceva vabbè, grazie, cioè nel senso, me lo dicevi anche tu, gratis questa cosa, cioè si aspettava, diciamo, magari un approccio diverso, non lo so, io non me ne intendo di queste cose, non posso esprimermi, però capisco che se una cosa tu non riesci a farla, non basta che ti dicano dai, falla, e ci vuole qualcosa in più. E comunque niente, però si è trovato bene col primo appuntamento. Oggi, che è il secondo appuntamento, ci dobbiamo andare io e Marco, perché giustamente, essendo comunque un minore, vuole parlare anche con i genitori. Però era anche contento del fatto che come primo appuntamento ho voluto vedere lui e non noi. E quindi niente, oggi non vi nego che io ho l'ansia, come al solito, anche per questo. E tra l'altro proprio oggi che mi sono peggiorate le vertigini, quindi ho paura che magari mi prende male lì dentro. Vabbè, Olaf. Comunque una psicologa, quindi dovrebbe essere comprensiva eventualmente. Ecco, guarda, ne avevo proprio bisogno di un po' di calduccio sulle gambe. Sì, grazie amore. Ti voglio bene anch'io. Sono le 11:35. Oddio, scusa, Olaf, ti ho dato una botta. Scusa, scusa. Ecco anche la Lola, sì. Vi voglio bene a tutti, sì.
Niente, ora mi riposo un po', aspetto che magari la pasticca faccia effetto e mi calmi un po' queste vertigini. Ah, bruttissima sensazione agli occhi. E se l'altra volta sarei potuta andare in bicicletta, questa volta proprio no. A pranzo mi farò un altro di quei bellissimi panini con pomodoro e mozzarella, però questa volta uno solo perché veramente con due stavo morendo l'altro giorno, mamma mia. Anche perché poi devo andare a lavorare e non posso appesantirmi troppo. Sì, mia mamma mi sono messa gli occhiali perché... No, non c'è bisogno di accendere la luce. Perché sono... miope e astigmatica, una cosa leggera comunque, e quindi ho gli occhiali, solo che non li metto mai perché non li sopporto, cioè veramente non riesco ad abituarmi a tenerli sul naso, mi fanno venire mal di testa, cioè sento sempre la loro presenza costante, mi danno troppo fastidio. Però quando sono in casa magari li metto a guardare il computer, così ogni tanto me li metto. Ora li ho messi perché ho questo fastidio agli occhi, quindi ho detto magari se mi metto gli occhiali mi sento un po' meglio. E poi sinceramente mi stanno veramente male. Comunque, sono andata a farmi il panino. E sono le 12:30, quindi me lo preparo, mangio con calma. Purtroppo Francesco oggi, che è venerdì, esce alle 2:30 da scuola, quindi quando lui arriverà io sarò già andata via, perché partirò di casa un po' prima delle 2, poco prima delle 2 per arrivare lì, e dato che c'è la portinaia, comunque, a parte che lei già di suo è chiacchierona, quindi mi terrà un po' a parlare, e poi giustamente è stata in ospedale, le dovrò chiedere come sta, cosa le hanno fatto, quindi almeno 10 minuti in più devo contarli. Se ho fame ci sono gli hamburger, quelli da fare al microonde, e poi quando torno si vedrà. Tanto dovrei tornare abbastanza presto. Insomma, tra l'altro ha detto Marco che oggi esce prima e così mi viene a prendere. E visto che non sto tanto bene oggi, ha detto esco prima, prendo delle ore di permesso e ti vengo a prendere. Quindi il ritorno me lo risparmio. No, vabbè, mi stanno veramente male questi occhiali. Ecco qua il mio bel paninozzo. Ho finito di mangiare e mentre ero qui che aspettavo l'ora di andare via, mi sono messa a fare un altro anellino, questa volta con le perline. Forse col dito tatuato non si vede tanto bene. Ecco qui, così si vede meglio senza il tatuaggio sotto. Ok. Vado a mettere le scarpe e inizio ad andare. Subito a fare la doccia così poi andiamo alla seconda. È stancante farsi psicanalizzare. Sono già in pigiama, mamma mia, che vita! Nel senso di vitalità. E niente, vediamo cosa mangio. Ok, ora metto a posto la lavastoviglie, sistemo la cucina. Poca roba stasera, non abbiamo sporcato tanto. Oggi va molto meglio con il mio naso e praticamente dove l'ho messo? Solitamente prendevo questa antistaminico qua, Aerius, che è il classico che ti danno in farmacia, però non mi facevo granché.
Poi mi sono ricordata che avevo l'antistaminico che mi aveva prescritto la dottoressa quando mi si era scatenata l'allergia al seme permanente. E ho pensato che forse quello era un po' più potente. Ho letto il bugiardino e c'è scritto che oltre a reazioni allergiche dermatologiche andava bene anche per la rinite allergica. Quindi ieri sera ho preso quello. Questo l'ho preso per forza di sera perché da sonnolenza. E sono stata molto meglio oggi, quindi continuerò a prendere quello. E niente, quindi ora metto a posto e vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.